All'aeroporto di Capo Richino arriva il primo carico degli elementi di combustibile fabbricati dalla General Electric a San José in California. I 208 elementi che costituiscono il primo nocciolo più la relativa riserva sono trasportati mediante 10 voli successivi da New York con aerei dell'Alitalia. Ciascuna cassa contiene 2 elementi di combustibile opportunamente imballati e quindi in grado di superare senza danni le difficoltà del trasporto. Le casse vengono caricate su camion appositamente attrezzati in modo da soddisfare alle norme per il trasporto in centrale stabilite dalle competenti autorità italiane.